Con i pendolari sull'ultimo treno Pinerolo-Torre Pellice. Il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, è diventato ieri simbolicamente un pendolare per sostenere la protesta di quanti da domenica vedono soppresse dalla regione Piemonte le corse sulla linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice. Insieme al sindaco di Torre Pellice, Claudio Bertalotte, il presidente Saitta è salito sul treno alla fermata di Pinerolo per testimoniare la vicinanza della provincia ai pendolari penalizzati dai tagli per il trasporto pubblico locale e anche la condivisione della protesta dei comuni e dei comitati dei lavoratori e degli studenti pendolari. Da lunedì cambia veramente il vostro modo di vivere la vostra giornata lavorativa? Sì, cambia in peggio con mezz'ora di percorrenza in più su un tragitto di 16 chilometri. Questo mezz'ora che si aggiunge già all'ora e passa che questo ogni giorno impieghiamo per andare da casa al lavoro. Vi siete mobilitati? In che modo? Avete avuto una risposta totalmente negativa dalle ferrovie? Ma più che le ferrovie, perché l'interlocutore era e continua ad essere la regione, non abbiamo avuto risposte, non siamo riusciti neanche ad avere un incontro. E noi abbiamo le nostre buone ragioni, sappiamo di averle, abbiamo agito in tutte le sedi possibili, abbiamo avuto l'aiuto di alcune forze politiche di minoranza che hanno appoggiato le nostre istanze e stiamo ancora aspettando di consegnare le firme che abbiamo raccolto all'assessore regionale. Presidente, altro che ramo secco. Sicuramente è stato detto, non è un ramo secco, ma noi solleviamo un problema anche di coerenza alla Regione Piemonte. C'è una necessità di ridurre la spesa pubblica anche sul trasporto, va bene, ma il comportamento deve essere identico da Novara fino a Torino. Qui c'è una penalizzazione nei confronti di Torino, parlano i numeri. La corsa più cara per Novara Varallo, dove viene mantenuta, probabilmente perché c'è il Presidente, costa 33.000 euro all'anno, qui soltanto 12.000, non ci sono, come dire, motivazioni. Quindi facciamo una sfida per mantenere la coerenza, poi se bisogna ridurre i costi è chiaro che si può ragionare. Noi abbiamo lanciato una vecchia idea che riproponiamo, quello del tram, è possibile perché i tram si possono acquistare, non è un investimento eccessivo, quello che la regione deve fare è di non avere un atteggiamento di sudditanza nei confronti di Moretti delle ferrovie. Per voi amministratori locali è frustrante non riuscire a farsi ascoltare in regione? Sì, è molto frustrante. Noi siamo sempre stati abituati ad avere nei livelli superiori degli interlocutori. Poi le risposte non è detto che siano positive, però almeno starci ad ascoltare. In questo caso invece abbiamo trovato solo porte chiuse e un'arroganza, nel senso che ci hanno detto che ci avrebbero ricevuto nel momento in cui gli atti erano presi, quindi addirittura una presa in giro. Che iniziative state preparando voi sindaci? Ma noi abbiamo cercato di fare pressione a questo punto sul Consiglio regionale in particolare, per cui è notizia di oggi, martedì 19 alle 13 saremo ricevuti dai capigruppo. Abbiamo già avuto con loro un incontro, ma ce ne hanno dato un altro e alle 14.30 assisteremo tutti i sindaci delle 12 linee tagliate al Consiglio regionale straordinario in cui si discuterà della rimodulazione del piano trasporti. Nel mentre i cittadini pendolari saranno in appoggio a noi in via Alfieri davanti a Palazzo Lascaris a dare un segnale della loro contrarietà a questi tagli. La Corte dei Conti per le false consulenze chiede a Marabotto 15 milioni di euro. Arriva davanti alla Corte dei Conti del Piemonte la vicenda dell'ex procuratore capo di Pinerolo, Giuseppe Marabotto, accusato di aver messo in piedi, insieme a professionisti compiacenti, un sistema illegale di consulenze per un valore stimato di oltre 15 milioni di euro. Ieri il procuratore della Corte dei Conti, Corrado Croci, ha chiesto un risarcimento di 15 milioni e 200 mila euro per il danno all'erario.
La procura contabile contesta il danno erariale, secondo diversi criteri, sia a Marabotto, ora in pensione, sia all'ex cancelliere Antonino Lanza e a 21 professionisti compiacenti a cui venivano affidate le consulenze fittizie. I fatti contestati erano avvenuti tra il 2002 e il 2006. Danneggiato da un camion, l'arco di Frassasco. L'arco di San Giusto è stato seriamente danneggiato ieri mattina da un camionista che non ha calcolato correttamente le misure di ingombro del suo automezzo, andando a colpire il lato destro dell'antica porta del paese. Un masso, del peso di un paio di quintali, è finito in strada. Il camionista non si è fermato, ma alcuni testimoni dicono che sul camion aveva una gru. Potrebbe quindi essere semplice rintracciarlo. L'arco è stato puntellato e via 20 settembre chiusa al traffico. Gli appuntamenti di domani. Si svolge a Cavour l'insolita notte bianca con divertimenti per grandi e piccoli, musica, danze, osservazioni delle stelle, presentazioni libri e ancora eventi sportivi, sfilate di moda, concerti, musica live e isole del gusto. Alle 20 frittelle di mele e birra. Dalle 21 alle 24 visita guidata gratuita alla Fontana della Rocca. A Fenestrelle si svolge nel Forte San Carlo la rappresentazione Il racconto delle antiche mura, configuranti in costume. L'appuntamento è alle 21.30, possibilità di cenare alle 19 nella fortezza. Il costo della visita è 10 euro con la cena 22. A Perosa Argentina alle 15 nel Parco Gai, gara di canto per i ragazzi al di sotto dei 16 anni. Partecipano il mago Orfeus e gli Sputafuoco. A seguire merenda. Alle 21 gara di canto sopra i 16 anni. Nel corso della serata esibizioni di ballo, sfilati di moda e di acconciature. Appuntamento alle 17 in Piazza Facta Pinerolo con Baracabanda di Giorgio Gabrielli, nell'ambito del Festival Internazionale del Teatro di Figura. Altri spettacoli in via Savoia, Piazza San Donato, Salone dei Cavalieri. L'ultimo spettacolo dopo mezzanotte nel cortile Fenulli. Thank you.